Infine, ecco, questa grande mostra, voglio solo dire questo, è dedicata a Enrico Bagnoli e Renata Pfeiffer. È la prima volta in assoluto che viene allestita una mostra dedicata a Enrico Bagnoli con i suoi disegni originali. E tutto questo merito io lo passerei a Fulvio Wenzel, che è regista di film anche importanti dello scenario italiano. Sì, ho realizzato questo film che si chiama Prima la trama, poi il fondo, proprio sull'avventura artistica di questo grande sodalizio artistico sentimentale che c'è stato tra Renata Pfeiffer e Enrico Bagnoli. Enrico ha cominciato prestissimo a disegnare. Là vicino alla porta vedete una cosa incredibile, cioè la Paola Raffo collezionava Topolino e all'interno ha trovato questa storia, che è una delle primissime storie disegnata quando Enrico Bagnoli aveva 21 anni, nel 1946. E lui ha attraversato, è morto l'anno scorso, ha attraversato il fumetto in maniera organica e articolata. Ha lavorato per le più grandi testate giornalistiche, è stato anche responsabile per un certo periodo di testate giornalistiche come i Classici dell'Audacia, il fumetto per cui passa, comunque diciamo è più celebre, è l'aver lavorato per Martin Mister, che lui ha disegnato nell'arco di appunto di 20-30 anni, da quando esiste il fumetto, avrà disegnato perlomeno una quarantina di storie integralmente. Fra l'altro, la cosa interessante che molte di queste storie sono sceneggiate da Renata Pfeiffer. Nella terza sala ci sono una selezione delle opere che Renata ha fatto dagli anni 50 fino ad oggi. Tutto questo che vedete intorno a me nasce da una grande storia d'amore. Per dire, faccio degli esempi. Questi quadri che vedete dietro in realtà sono firmati BP, perché sono Bagnoli Pfeiffer. Le donne di Flash Gordon. Enrico faceva il tratto nero, diciamo, come poi fa nei disegni a china, e invece Renata faceva la colorazione. Noi adesso con Laura Bagnoli, che è la figlia, che è co-regista, la figlia di Enrico e Renata, abbiamo aperto questo armadio gigantesco dove ci saranno, non dico poco, almeno 5-6 mila disegni. E abbiamo fatto una selezione di questi disegni che vedete qui. Enrico era molto geloso delle sue cose, cioè voleva vedere quando erano finite, quando erano impaginate. Siamo riusciti quasi sempre a risalire alla fonte. In alcune vedrete lì ci sono questi disegni, questi fantastici quadri a colori, sono proprio dei ricordi, miniature, quasi, come dire, fiamminghe per la cura del dettaglio. Ma è molto difficile risalire a quale libro appartengono. Adesso, noi contiamo di fare, probabilmente a Milano, dove loro hanno vissuto per tutta la vita, una grande mostra che però necessiterà un certo tempo per essere realizzata, perché appunto dobbiamo fare un lavoro di classificazione molto articolato. Esce l'ultimo fumetto di Martin Mister a cui ha lavorato Enrico Bagnoli. La minaccia di allagarla, queste sono le tavole originali. E il lavoro è stato impostato appunto da Enrico Bagnoli e poi portato a termine da Gradin, che era il suo assistente. Queste sono le tavole, diciamo, poi elaborate al computer come definitivi. Sotto ci sono i disegni originali di Enrico, fatti invece ancora con la china e con il tratto. Una stanza dedicata integralmente a Martin Mister, nel retro della stanza piccola di là, e lì potete vedere all'origine questi disegni. Mi raccomando, guardate anche i quadri di Renata, che sono molto interessanti, che sono invece nella stanza dell'ufficio. Grazie. Grazie a te.